Ma welcome back everybody, qui è Vlad Cavallo Pazzo e bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi ci troviamo ancora su New World e andremo a vedere che cosa fare dopo aver farmato valanghe di oricalco in modo tale da poter ottimizzare e performare le nostre attività sulla base di tanti tanti soldi e sulla base di tanta tanta esperienza nelle competenze della fucina. Quindi, belli carichi di metalli, ci dirigiamo subito nel nostro luogo proibito, ovvero la fonderia. Chiaramente recatevi in una fonderia dove ci sia almeno il livello 5 della competenza. Come vedete ho preso tanto tanto ricalco e per fare lingotti, che poi è quello che mi interessa e che vi consiglio magari di intraprendere una volta che arrivate ad un buon livello, andiamo a craftare per l'appunto i lingotti di oricalco per poi rimetterli in vendita. Craftare i lingotti di oricalco è abbastanza oneroso, nel senso che servono più di qualche risorsa. Di conseguenza armatevi di pazienza, mettete a posto i vostri depositi, cosa che posso consigliare a mani basse. Quindi organizzate magari i depositi con tutte le cose necessarie per poter fare il crafting, come ordinare proprio i metalli in un deposito solo, /2/3, in modo tale da averli sempre disponibili e sempre a portata di mano. Io ad esempio ho fatto i primi tre della lista, e per chi non lo sapesse si possono spostare tranquillamente i materiali da un deposito all'altro. Questa cosa è molto utile per tenere appunto tutto in ordine e subito a portata. Come vedete io ho deciso di organizzare tutto quello che concerne i metalli in tre depositi. Poi mi reco qua alla fucina, lingotto di oricalco, che serviranno quindi il lingotto di platino, i minerali di oricalco, il fondente di ossidiana e del carbone. Come vedete posso fare 123 lingotti, il che andrà a darmi più di 10.750 punti esperienza per ogni lavorazione. Questo vuol dire un bel improve nel mio livello, che è 185 adesso. Come vedrete poi alla fine del video, se lo guarderete tutto, e lo guarderete tutto, vero? Ci sarà un importante traguardo che finalmente ho raggiunto. Di conseguenza, depositi, andiamo nei nostri vari... ci sarà un bel via vai dal deposito alla fucina, però tanto lì attaccata, per poter ottimizzare le nostre risorse. Quindi, come già detto e non mi stancherò mai di dirlo, organizzate 2-3 depositi con tutti i metalli che avete e i reagenti che serviranno per poterli lavorare, quindi il fondente di ossidiana. Prendete tutti i metalli, anche se siete pesanti fa niente, tanto sono due passi. Almeno io qua a sopravvento, poi in altre città magari è più lontano. Vi consiglio sopravvento perché è tutto quasi a livello 5. Di conseguenza ci carichiamo ancora e andiamo a farci i nostri bei lingotti. Come vedete qua stava un po' laggando perché è pieno zeppo di gente, il server è molto popolato, quindi purtroppo nelle grandi città lag è l'ordine del giorno. Quindi una volta fatti i lingotti di ricalco dobbiamo tornare a craftare quelli d'oro per poi fare quelli di platino, perché sono un materiale necessario. Piccola parentesi, è possibile anche poterli andare ad acquistare, cosa che è possibile, però ve la sconsiglio, in quanto poi la remunerazione in termini di gold potrebbe venire un po' a mancare, perché andate a investire tutto quello che avete per poi riguadagnarlo e un po' tornare a zero in bilancio. Io invece voglio andare molto in positivo, di conseguenza sono pronto a scommettere che ognuno di voi magari ha del minerale nascosto in qualche deposito sperduto in Aeternum. Di conseguenza, torno ancora a dire per la terza volta, organizzate bene i depositi, fate ordine e pulizia come nella vostra camera, come nella vostra casa, come nella vita in generale. È molto importante, in modo tale da avere tutto sotto controllo. Come vedete io qua mi sto caricando di metallo stellare adesso, di lingotti d'oro, di minerale d'oro e basta, non ho nient'altro, forse solo un'arma, e tutto il resto sono metalli. Quindi dovete dare anima, corpo e deposito a questa attività. Purtroppo è così, bisogna
bisogna sudarsela, ecco. Quindi qui voglio andare a fare i lingotti di metallo stellare, i lingotti di acciaio, i lingotti d'oro e quant'altro. Mi manca ancora della roba, quindi per l'ennesima volta ci rechiamo al nostro deposito, andiamo, prendiamo quel che ci serve e facciamo lingotto di ferro, perché ho avuto un sacco di ferro, lingotto di acciaio che deriva appunto dai lingotti di ferro, lingotto di metallo stellare che deriva dai lingotti di acciaio, e torniamo a prendere altre cose. In questo modo stiamo liberando anche tutti i vari depositi, stiamo facendo ordine e pulizia di metalli perché pesano, e quindi andiamo a farci quelli di metallo stellare. Dopodiché ci richiamo di nuovo al nostro bel deposito, track, andiamo nelle nostre scorte della cantina, tiriamo fuori tutto quello che ci serve, anche le pietre preziose che talvolta possono essere droppate dall'attività mineraria, sono molto molto onerose in termini di vendita, quindi quel che posso consigliarvi è che quando vedete una pietra tipo un diamante puro, un'ametista pura, una corniola pura, prendete se ne avete un po' e vendetele, a meno che non vogliate craftare pure nella nobile arte della creazione delle armature. Come vedete qua ho possibilità di fare lingotti d'acciaio e lingotti di metallo stellare. Tutto questo darà un bel boost alla mia esperienza, anche perché sto craftando 273 pezzi e sono a livello 189. Ci facciamo pure quelli di acciaio che non fanno mai male, anche perché se dovessi comprare tutto, facciamoci ancora un po' di metallo stellare e adesso dovremmo avere tutto per poter fare quelli di ricalco. Una volta che andiamo a prenderci lo ricalco, perché l'ho depositato tutto. Ok, siamo pronti per il grande salto, ragazzi. Possiamo finalmente andare a raccogliere lo ricalco che abbiamo depositato e lavorarlo tutto. Si parla più o meno di 3000 pezzi. O forse qualcosina di meno, però 2004 forse, perché 1000 li avevo già fatti fuori prima. Tutto questo è finalizzato la creazione dei lingotti di ricalco che danno 10.100-10.750 punti esperienza per pezzo, quindi considerate bene che se io ne faccio 206 o se ne faccio 123, come in questo caso dipendenza della materia prima che utilizzerò, che sia metallo stellare o lingotto di platino, io posso farmi una svalangata di lingotti di ricalco. Quindi se avete visto il video prima dove vi consiglio delle zone, una zona particolare per farmare un ricalco, prendetevi il tempo che volete, fatelo e poi guardate qua, 199, quindi ho fatto praticamente 13 livelli in e adesso qua andiamo a farci una ventina di altri lingotti per raggiungere il lambito traguardo. Eccolo qua, livello 200, e a livello 200 non è soltanto un numero, livello 200 vuol dire poter fare una cosa. Vabbè, innanzitutto poter gioire del proprio traguardo, ma abbiamo sbloccato il crafting del thorium e del, se non mi ricordo più come si chiama, c'è un nome strano, comunque sia un altro minerale che è vendibile, vendibilissimo, il cinabro. Quindi possiamo fare craftare il thorium e il cinabro con soltanto utilizzando il nostro ricalco. Posso garantirvi che per chi crafta armature, armi, tutta roba con gear di 600, quindi pezzi arancioni, questi due minerali, il thorium e il cinabro, sono come l'aria, quindi posso senza dubbio affermare che adesso, una volta recate l'emporio, come vedete io ho 14.000 monete. Adesso metterò in vendita tutti i miei vari averi, quindi i vari lingotti, pietre preziose pure che ho droppato durante l'attività. Tutto questo mi porterà una stima, adesso poi dopo lo vedrete, farò anche un calcolo, di parecchio parecchio denaro. Quindi andiamo nell'emporio, andiamo sotto vendi, ci rechiamo in questo marasma, andiamo subito a selezionare, vabbè, le risorse. Come vedete io ho selezionato quell'icona in mezzo a forma di lingotto, ti va a selezionare tutti i lingotti che abbiamo e le varie cose. Lingotti di ricalco 299, guardiamo il prezzo di vendita più basso, noi andremo a posizionarci proprio appena sotto in modo tale da rimanere primi nella classifica di chi apre
Quindi apri l'imporio e dice lingotto di ricalco, e c'è il mio per primo, quindi quello più conveniente, di conseguenza più probabilità di vendita. Una volta fatto questo, magari se ci avanza qualcosa tipo del tolvium, del cinabro, da poter andare a mettere in vendita, mettiamo tutto quello che abbiamo, perché sarà senza dubbio tutto un surplus di quello che abbiamo. Schiaffiamo lì dentro, mettiamo il prezzo quindi più basso, 23,65 sono quelli più bassi, e noi mettiamo 23,50. È in inezia, però o 23,60, quindi appena sotto, è in inezia, è un dettaglio, ma all'occhio di chi entra è più basso, di conseguenza saremmo noi preferiti. Questa è la legge base del mercato, di qualsiasi cosa, quindi sia nel game che nella vita. Come avete visto, ho già venduto, quindi mi sono già liberato di qualcosa nei miei ordini, perché la gente, come vedete, è assatanata. Facciamo un rapido calcolo, quindi qua apriamo la calcolatrice, con 299 pezzi di lingotto a 23,60 l'uno, abbiamo un 7000 di guadagno. Quindi tutta questa cosa che avete visto fare da me, completamente senza spendere un euro, anzi un gold, potrebbe fruttarmi potenzialmente 7000. Io ne ho quindi qua, come vedete, 14000 qualcosa. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un bel commento, l'iscrizione se non l'avete fatta, un mi piace perché è gratis. E spero di vedervi al prossimo video, sempre su New World, sempre con tante belle guide utili, sempre con tanto hype per questo gioco. Da vostro Vlad è tutto, vi auguro una buona giornata.